due figli che al momento del delitto non erano in casa. Innovative, attente alla sostenibilità e alla svolta ecologica, sono le imprese guidate da donne, fotografate da Unioncamere e l'Istituto Tagliacarne, realtà che tuttavia restano ancora fragili. Le vediamo con Annalisa Salsano e a seguire la rassegna stampa internazionale con Emma Farnet. Innovatrici, creative e attente alla sostenibilità, queste le caratteristiche delle donne imprenditrici emerse dal quinto rapporto sulla imprenditoria femminile realizzato da Unioncamere. C'è una certa effervescenza e soprattutto mi fa molto piacere notare che per esempio nelle imprese femminili oltre il 10% sono start-up, quindi iniziative di giovani sotto i 35 anni, cosa che invece tra le non femminili è un dato di 3 punti più basso. Il quadro tracciato è promettente, le imprese femminili sono ad oggi 1.345.000 e rappresentano il 22,2% del totale delle imprese, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Mediamente giovani, under 35, le start-up in rosa sono il 12,6% sul totale, in crescita di 5,5 punti in un anno. E a sorpresa è proprio il Mezzogiorno, Molise in testa a registrare la maggior presenza di imprese guidate da donne. Senza nascondersi problemi, spesso si tratta di realtà economiche di piccole dimensioni, più fragili e quindi di vita più breve. Nel rapporto abbiamo visto che poi l'impresa femminile è quella che sopravvive di meno, a 3 anni, a 5 anni dalla nascita, e quindi il contatto con l'impresa c'è, è un contatto quotidiano, è un contatto con sportelli, con attività, con iniziative e anche con un supporto concreto. Però la verità è che noi viviamo... È il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti a spiegare come il Fondo per l'imprenditoria femminile istituito presso il MISE in adempimento del PNR sia comunque riuscito non solo a collocare quasi tutti i 400 milioni in dotazione, ma che non sia riuscito a soddisfare tutte le richieste. Segno di una risposta incredibile. Oggi come oggi abbiamo visto che c'è stato un tale assorbimento, per cui noi speriamo quantomeno nel duplicare le risorse in modo tale che andremo quantomeno a coprire oramai tutte le domande che sono ancora in evase. Rendere strutturale questo fondo, rifinanziarlo con maggior risorse, più formazione, nuove tecnologie, green, meno burocrazia è quanto chiedono oggi le imprenditrici. Passi importanti sono stati fatti, come anche il sistema nazionale per la certificazione di impresa per la parità di genere, sotto impulso del Ministero per la Famiglia e le Politiche Giovanili, ma c'è ancora tanta strada da fare. Grazie a questa certificazione le imprese avranno dei vantaggi evidenti. Innanzitutto pagheranno meno tasse, il costo del lavoro per queste imprese costerà di meno, sono 50 milioni di euro che abbiamo investito ogni anno, e abbiamo modificato il codice degli appalti pubblici per cui le imprese che avranno la certificazione per la parità di genere potranno avere un vantaggio nell'ambito degli appalti pubblici.